titolo della serata, ricordiamolo, quella di stasera è La Versilia celebra la tradizione del mare. Con Roberto Diena della Brocca di Pietrasanta, se arriva un applauso ne è contento, assolutamente. E ci propone l'insalatina invernale di sgombro marinato. Stasera presentiamo un piatto molto semplice con delle primizie che sono il carciofo, lo spinacino, la puntarella, la barba di prete, che è l'unica parte cotta. Adesso veniamo ai padroni di casa, qui ci vuole veramente uno scroscio di applausi per Alessandro e Simona dell'Armanda. Eccoli qua, che ci proporranno lo sformatino di ricotta e bietola con seppia in umido. Due parole, vai! Allora, nulla, un piatto semplice, un piatto della tradizione, una leggera rivisitazione delle seppie inzinine. Valentina Pezzini, grazie, figlia del grande Giacomo, Basilico Fresco, Torre del Lago. Buonasera a tutti. Allora, il piatto che presentiamo stasera è un grande classico della cucina italiana. Ci sono tutti i sapori del Mediterraneo, però noi abbiamo fatto un'aggiunta, aggiungendo appunto un'eccellenza locale, che è lo scoppolato di Pedona. Quindi niente, buona serata, grazie. Con la Pia, quindi vorrei Serena, che è la mamma, e Luca, che è il figlio. Insieme a Mauro. Allora, chi parla? Parla sempre Luca. Benissimo. Allora, noi andremo ad assaggiare i maccheroni antica ricetta al peperoncino e coltellacci. Buonasera. Maccherone è una ricetta antica perché, ecco, lo lasciamo di pasta ruvida, bello spesso, e nell'impasto mettiamo il peperoncino, quindi non lo troverete nella salsa, ma viene messo direttamente nell'impasto del maccherone. Il coltellaccio lo conosciamo un po' tutti, non è rosso, lo lasciamo bianco, e buon appetito. Grazie. La lampara di Lido di Camaiore. Baccalà alla brace, cannellini, cipolla alla senape e aglio nero. Sì, è un piatto che noi facciamo da quando abbiamo aperto, un piatto storico del baccalà, e ci mettiamo sopra sotto una crema di cannellini e sopra questo baccalà piastrato con una cipollina alla senape e l'aglio nero. È scopolato un formaggio di pecora, doppia cagliata, coagula a due temperature diverse il latte, facciamo fare un passaggio, una stagionatura per sei mesi in ambienti con grande umidità, gli altri tre mesi in ambienti molto asciutti, le cantine sono a Camaiore. Fantastica, bellissima serata, prima di tutto, per tutta sta gente qua, è una cosa bellissima. I vini della Puane, i vini della Versilia, siamo da oltre 10 anni produttore di vino. Buonasera a tutti, l'amaro che proporremo stasera, buonasera, è l'amaro di spiaggia perché? Perché viene fatto con le erbe e le spezie della macchia mediterranea, quindi della nostra pineta, e all'interno c'è l'acqua di mare all'interno. Applauso supplementare per la serata, veramente. Grazie.
non mi resta che dire buon appetito a tutti, più veloce di così non c'è.